Buongiorno, buonasera dovrei dire perché sono le 17. Buonasera a Maria Teresa, buonasera ad Andrea, buonasera a Franco Scarpa. Anticipo il buonasera a Debora che tra poco si collega sicuramente. Buonasera a Nicoletta. Buonasera a tutti i membri del gruppo Telegram Noi Italiani, quindi un gruppo dedicato a tutti i tesserati all'associazione. Noi italiani dal sito federazionenoitaliani.it o a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al blog francescoamodeo.it. Quindi un gruppo interamente dedicato a chi sostiene e rende possibile il mio lavoro. Saluto anche Roberto. Oggi ci sarebbero tantissime cose da dire. La prima è che gli ucraini stanno utilizzando missili americani per colpire Sebastopoli, stanno utilizzando armi a grappolo che sono vietate dal diritto internazionale, lo ha fatto ben presente l'ONU, non si possono utilizzare quel tipo di armi su zone abitate dai civili o frequentate dai civili, come è accaduto proprio recentemente in Crimea, ma a quanto pare tutti coloro che vanno a violare il diritto internazionale restano impuniti, a meno che a farlo non sia, secondo l'Occidente collettivo, Putin. Allora a quel punto arrivano le sanzioni, a quel punto si schierano tutti quanti contro a sbandierare questo diritto internazionale. Poi quando lo fa Israele in Palestina o adesso che lo sta facendo l'Ucraina, semplicemente l'ONU si affanna a denunciare queste violazioni, ma non vengono prese in considerazione da nessuno. Quindi questo è quello che sta accadendo anche e purtroppo con il sostegno degli italiani, perché anche noi paghiamo gli armamenti che arrivano in Ucraina. Abbiamo adesso aderito addirittura al nuovo fondo per dare altri milioni e milioni di dollari di sostegno a Zelensky, quindi siamo in parte responsabili anche noi, abbiamo anche noi le mani sporche quando poi gli ucraini utilizzano questi armamenti per provare a fomentare una guerra globale, perché questo è quello che vuole il governo ucraino. Sa bene che loro ormai sono in guerra, sono destinati a perdere, quindi tanto vale allargare il conflitto agli altri paesi, ed è questo l'obiettivo di Zelensky, motivo per cui ieri addirittura chiedeva alla NATO il permesso per poter utilizzare i propri missili e il proprio armamento per colpire direttamente la Russia, il che vuol dire per trascinare l'Europa e la NATO in guerra, ma questo attualmente è il suo obiettivo. Intanto si stanno decidendo le nomine europee. Quindi chi saranno i nuovi vertici della Commissione, chi saranno i nuovi commissari europei, e pare che stia avendo la meglio la frangia cosiddetta bellicista, sia per la probabile riconferma di Ursula von der Leyen alla Commissione europea. Abbiamo già analizzato questa questione, abbiamo visto che Ursula von der Leyen avrebbe attualmente i numeri sulla carta per poter essere rieletta, ma dato che si tratta di un margine molto stretto e dato che quasi sempre un 15-20% di elettori del Parlamento europeo, ossia coloro che devono confermare il Presidente della Commissione, ripeto, il 15-20% sono franchi tiratori, cioè sono persone che fanno parte di gruppi che dicono di votare in un modo e invece poi votano in un altro. È sempre accaduto, la media è sempre stata molto alta, quindi con i numeri attualmente in possesso di Ursula von der Leyen non può assolutamente cantare vittoria, anzi c'è il pericolo che non venga riconfermata. Ma il cartello finanziario internazionale è già corso ai ripari e purtroppo, lo dico con grande rammarico, la stampella per la rielezione della von der Leyen probabilmente sarà proprio la Meloni, perché qualora dovessero vedere che mancano i numeri, si rivolgeranno proprio
alla Meloni per far sì che il suo gruppo o gran parte del suo gruppo voti per la conferma della von der Leyen. Quindi l'Italia in questo caso si renderà complice di lasciare un criminale a lavorare contro gli interessi dell'Unione Europea, contro gli interessi dell'Italia, il tutto proprio con la complicità del nostro Presidente del Consiglio. Speriamo che ciò non accada, ma tutto lascia pensare che si va esattamente in quella direzione. Tant'è vero che si sta facendo di tutto per evitare di sporcare in questo modo la reputazione della Meloni, anche se gli italiani hanno dimostrato di dimenticare in fretta, quindi dato che siamo lontani dalle urne, gli perdoneranno anche questa, però sapete che von der Leyen è stato sempre un grande nemico della Meloni quando lei era all'opposizione, quando doveva fare la sovranista. Ora invece le vediamo sempre insieme nei meeting internazionali tra baci e abbracci. Addirittura la Meloni ora potrebbe essere quel quid che serve alla von der Leyen per essere riconfermata alla Commissione europea come alto rappresentante dell'Unione europea, quindi il cosiddetto ministro degli esteri dell'Unione europea. Pare sia in pole position la macroniana Callas, quel personaggio che diceva che la Russia deve essere sconfitta sul campo, che l'unico modo per portare la pace e attraverso la sconfitta totale della Russia. Quindi immaginate la bellicista von der Leyen alla Commissione europea e come commissario la Callas, in un momento così delicato in cui l'Ucraina sta addirittura utilizzando missili americani per colpire in territorio russo, in cui Putin ha detto risponderemo in maniera spietata. Provate ad immaginare quanto siamo vicini ad una escalation del conflitto, veramente qualcosa forse come mai prima. Poi c'è la questione del nuovo segretario generale della NATO, pare che sia Mark Rutte, premier olandese. Anche questa è una bruttissima notizia per l'Italia, perché voi sapete che i paesi del nord Europa hanno un fortissimo disprezzo, soprattutto l'Olanda, nei confronti dell'Italia, ma soprattutto abbiamo accettato Mark Rutte senza chiedere assolutamente nessuna condizionalità. Io mi rendo conto che non può l'Italia pensare di bloccare i processi della NATO, ma come ha detto Orban, l'ungherese Orban, se non posso bloccare questi processi, però posso bloccare quello che va contro l'interesse nazionale. Quindi per dare l'ok a Mark Rutte come nuovo segretario generale della NATO, Orban ha preteso che non si utilizzerà personale ungherese in Ucraina e soprattutto, cosa sacrosanta, non si utilizzeranno i soldi degli ungheresi per la guerra in Ucraina. Queste sono state le due condizioni sine qua non poste da Orban per evitare il suo veto a Mark Rutte come segretario generale della NATO. Noi invece abbiamo subito passivamente, addirittura non abbiamo avuto nulla da richiedere. Al G7 abbiamo visto la completa sudditanza dell'Italia agli interessi statunitensi e non poteva essere altrimenti, perché ve l'ho fatto notare in un precedente video, chi ha organizzato il G7, chi si è reso responsabile di tutte le fasi di quel incontro in Puglia è stata la Belloni è quella che ha coordinato dietro la Meloni, anzi sopra la Meloni, tutte le fasi di quel consesso internazionale. E la Belloni è il capo dei servizi segreti italiani voluto da Mario Draghi. Quindi Mario Draghi è stato voluto dal cartello finanziario internazionale come presidente del Consiglio e a sua volta ha scelto la Belloni come capo dei servizi segreti. Questo vuol dire che la Belloni risponde ovviamente allo stesso cartello a cui risponde Mario Draghi, che è il cartello anglo-americano.
Ovviamente non è una novità. Io nella mia inchiesta del cartello finanziario ho spiegato come le clausole ancora segretate, sia del trattato di Cassibile che poi dell'armistizio di Parigi, impongono ai servizi di intelligence italiani quelli di essere subordinati agli interessi anglo-americani, quindi devono essere loro a scegliere i capi dei nostri servizi. È sempre stato così, dal dopoguerra ad oggi. E prima c'era questa sorta di agenzia di collocamento anche dei servizi segreti in Italia che si chiamava P2, tant'è vero che chi arrivava ai vertici del SID, del SISMI o degli altri servizi italiani doveva avere in tasca la tessera della P2, anche quando arrivavano ai vertici di questi servizi personaggi che erano in conflitto tra di loro, come è successo in passato con Maletti e con l'altro capo dei servizi. Erano due che erano assolutamente in contrasto tra di loro, eppure avevano in tasca entrambi la tessera della P2, perché da sempre i trattati che abbiamo firmato impongono di subordinare i nostri servizi a quelli anglo-americani, soprattutto agli interessi anglo-americani. Quindi non mi meraviglio nella maniera più assoluta che il capo dei nostri servizi sia stato scelto durante il governo di Draghi e sia poi rimasto dietro la Meloni, quindi dietro un governo apparentemente molto diverso da quello di Mario Draghi, ma come vedete poi i burattinai sono sempre gli stessi, motivo per cui voi in Puglia avete visto la Meloni fare in maniera spregiudicata gli interessi statunitensi contro quelli che sono gli interessi italiani. Lo abbiamo visto quando ha deciso di rinnovare i fondi per l'Ucraina, quindi per far continuare la guerra, interesse americano, o quando non ha preso in considerazione, anzi ha rigettato al mittente le proposte di pace di Putin, le uniche proposte possibili per arrivare alla pace, anche quello è interesse statunitense, ha firmato le nuove sanzioni alla Russia, anche questa misura che va contro l'interesse nazionale ma a favore degli interessi statunitensi, quindi tutte cose che non hanno assolutamente nessuna ragione d'essere per l'interesse nazionale italiano, ma che la Meloni porta avanti addirittura al G7 in Puglia, dove l'Italia faceva da padrona di casa, quindi avrebbe potuto avere maggiore voce in capitolo. Io credo che ci siamo detti abbastanza. Saluto Andrea, saluto Maria Teresa, saluto Roberto, Giovanni, Debra che si è unita 5 minuti dopo, ma ti avevo già salutata prima sapendo che saresti entrata. Franco Scarpa, Merzi Pagano, Nicoletta, Emara e tutti i tesserati noi italiani. Grazie mille sempre per il vostro sostegno e per essere entrati in questa famiglia, federazionenoitaliani.it. Noi ci aggiorniamo più tardi perché un'altra diretta la faremo stasera per fare un po' il punto della situazione. Un saluto da Andrea al volo che ha alzato la mano. Consenti di parlare. Andrea, buonasera. Sì, due cose al volo perché sono in macchina. Ma Sì. relativamente al trattato di Cassibile, le clausole segrete, dato che ci sono documenti desegretati, cioè come si fanno a sapere le clausole segrete che ancora non si sanno? Allora, in effetti la clausola segreta, essendo segreta, non puoi conoscerla, però dopo tanti anni puoi cominciare analizzando alcune cose a capire il contenuto di quelle clausole. E una che io sono sicuramente riuscito ad estrapolare, non ho bisogno di leggerla, mi è bastato analizzare nell'inchiesta del cartello finanziario le azioni dei nostri servizi, è quella che i servizi italiani devono continuare ad essere anche dopo la guerra, subordinati a quelli americani. Quindi, qualora bisogna tutelare gli interessi statunitensi in Italia, sono i servizi americani a farla da padroni, i servizi anglo-americani. Questo, pure se non è stato detto palesemente, perché era una clausola che doveva terminare con la guerra, quindi è ovvio che i nostri servizi dovrebbero rispondere semplicemente alla nostra sovranità italiana, invece è rimasto, secondo me, questo poi emergerà, ma è chiaro
nell'inchiesta del cartello finanziario che qualsiasi operazione gli americani ritengano di dover fare in Italia per tutelare gli interessi anglo-americani devono avere assolutamente la complicità dei nostri apparati di intelligence. Quindi questa te la posso mettere. Ha una fine o dura all'infinito questo trattato? Come si No, fa? questa attualmente dura, non ha una fine. L'altro giorno sentivo anche Nimes, il grande caracciolo, che diceva che bisognerebbe che un governo avesse il coraggio di mostrare queste clausole che abbiamo, alle quali abbiamo dovuto rispondere per molti anni e porre fine a questa segretezza e anche a quei diktat, cosa che non avviene. E secondo me, ti ripeto, una delle clausole principali è proprio la subordinazione dei nostri apparati di intelligence a quelli americani. Quindi qualsiasi operazione in Italia o qualsiasi individuo in Italia possa essere di intralcio agli interessi anglo-americani, gli americani possono agire e devono avere la complicità degli apparati di intelligence italiani. Ossia quello che è accaduto prima con Adriano Olivetti quando era scomodo agli interessi anglo-americani, poi con Enrico Mattei quando stava mandando totalmente all'aria gli interessi anglo-americani, poi è successo con Moro e chissà con quanti altri, a mio parere anche con Falcone e Borsellino. Tutte operazioni che hanno come stay behind gli apparati anglo-americani, ma ovviamente sono state fatte con la complicità dei nostri apparati, perché sono state fatte sul nostro territorio. Quindi questa, a mio avviso, è una delle clausole che non è mai stata desegretata. E relativamente al discorso del MES che si ripresenta con la possibilità, se lo firmiamo, che l'Europa diventa il governo che ci viene a rompere le balle in casa, oppure insomma, che sia una possibilità non firmandolo per una possibile valutazione di un'uscita dall'Europa? No, ma questo non è proprio sul tavolo la valutazione dell'uscita dall'Europa, non lo sarà mai fin quando non riusciamo a creare un'alternativa antisistema che diventa sempre più difficile da fare. Quindi questo MES, non lo so, perché poi girano tante cose anche dai miei colleghi, però io anche di questo MES non trovo riscontro, nel senso loro il MES lo faranno, sicuramente un fondo da utilizzare per continuare a salvare le banche e quindi gli interessi di chi ha speculato o in titoli di Stato lo faranno, ma gli cambieranno nome, non lo riproporranno sicuramente come MES, perché sarebbe finire nuovamente nel mirino. Loro sanno che quando una cosa viene affossata la devono ripresentare tempo dopo, ma cambiandogli i connotati, come fecero all'epoca con la Costituzione europea che fu bocciata ovunque e non l'hanno più ripresentata come Costituzione, l'hanno poi presentata come Trattato di Lisbona, gli hanno fatto un cambio di sesso, l'hanno resa transgender da Costituzione a Trattato per non sottoporla più al referendum. E stessa cosa faranno col MES, io non credo che sentiremo ancora parlare del vecchio MES, sicuramente si parlerà di un fondo perché Germania e Francia stanno attraversando, soprattutto la Germania, una grossa crisi, attraverseranno quindi una grossa crisi bancaria. Ed è ovvio che si salverà, è salvabile con i soldi di tutti i contribuenti europei. Quindi un fondo del genere sicuramente lo porteranno di nuovo fuori, ma non è assolutamente presa da nessuno in considerazione in Europa una eventuale uscita. Non c'è assolutamente proprio sulla carta, ma neanche in Francia, dove vincerà la Le Pen, che era fortemente euroscettica. Anche la Le Pen, come la Meloni, sapendo che è prossima ad andare alla guida in Francia, già le hanno fatto cambiare idea, già il fatto che abbiano tutti preso le distanze da Alternative for Deutschland, con quella scusa della frase nazista, ti fa capire che la destra sovranista, per accettare di diventare destra di governo, deve rinunciare al sovranista. Quindi non può essere più destra sovranista come lo era Meloni, deve essere destra e basta. Stessa cosa per la Le Pen. Quindi attualmente nessun paese ha sul tavolo neanche un euroscetticismo puro, neanche un'opposizione forte, tranne ovviamente paesi come l'Ungheria, anche Fico della Slovacchia, speriamo che si riprenda, era fortemente contrario ad alcuni diktat europei, ma per il resto non c'è assolutamente nulla all'orizzonte. In Italia la situazione poi è ancora più
più grave, perché gli italiani votano come euroscettici Lega e Fratelli d'Italia, quindi dando il voto a loro, loro pensano di aver fatto un affronto all'Unione Europea. Poi adesso vedremo Fratelli d'Italia addirittura fare da stampella probabilmente alla rielezione della von der Leyen, quindi stessa cosa che avevano fatto in passato i 5 Stelle, che si erano posti come lo scettici e poi sono serviti i voti dei 5 Stelle per fare legge la von der Leyen. Alla fine bisognerebbe votare e sostenere partiti antisistema puri, veri, ma lo abbiamo visto alle elezioni, la gente preferisce stare a casa dicendo non cambia nulla, e facendo così in effetti permettono al sistema di non avere nessun problema e neanche nessuno che denunci dall'interno. Quindi insomma, per concludere, poi ti saluto, per uscire da, per ricedere eventualmente da questo trattato di Cassibile, cioè lo potrebbe fare un governo? Però sì, no. Assolutamente, lo deve richiedere il governo in carica. Sono passati il numero di anni necessari, potrebbero chiedere la desecretazione, però è un atto che non farà nessuno, perché poi quando si vanno a scoprire le carte, quindi a capire quali erano queste clausole, dopo bisogna anche capire quali sono gli eventi della storia italiana che sono stati collegati a quelle clausole. Quindi si aprirebbe un vaso di Pandora che nessuno si può permettere di aprire, perché riemergerebbe a quel punto la questione di Moro, la questione di Falcone e Borsellino, la questione Gladio. Si verrebbe a sapere perché noi abbiamo dovuto ospitare durante il rapimento Moro un inviato del Dipartimento di Stato americano all'interno del nostro Ministero dell'Interno per 40 giorni, ed era lui che doveva dirci che cosa fare, era lui che dettava Picenic, questo nello specifico, che dettava a Cossiga che cosa fare, pur dicendo e pur avendo ammesso nei suoi libri che il suo interesse era non far liberare Moro per tutelare la stabilità dell'Italia nell'alleanza atlantica. Quindi si verrebbe a scoperchiare veramente quel vaso di Pandora che io ho scoperchiato nel libro Il cartello finanziario, ma un conto è che viene relegato ad un'inchiesta censurata che leggono pochi i miei lettori, e un conto se poi la gente si comincia a chiedere con quelle clausole desegretate, andiamo a unire i puntini e capire cosa della nostra storia, della nostra Repubblica è intimamente legato a quanto è scritto. Metteremo a vita, insomma, il suo trattato. Secondo me sì, andrà a Napoli, si dice andrà nella scordata, termine della verità. Va bene, ciao Andrea, saluto. Allora, non vedo altre mani alzate, ci sentiamo più tardi per un'altra diretta, spero in serata. Grazie a tutti.